Hi guys e benvenuti in un nuovo video. Ma quanto sono lunghi questi ultimi giorni prima dell'uscita della quarta parte. E la situazione ormai è fuori controllo, non faccio in tempo a scrivere un video che subito esce qualcosa di nuovo di cui parlare. Ne ho infatti già uno pronto sulla Casa di Carta 4, ma anche oggi dovrà attendere, perché come mi avete scritto in molti su Instagram, e scusate se non riesco a rispondere a tutti ma siete davvero tantissimi, l'attore che interpreta Arturito ha pubblicato un video sul suo profilo che non passa certo inosservato. E quindi oggi parleremo soprattutto di questo. Ma non è tutto, infatti, la Casa de Papel ieri ha pubblicato tre diversi post e alcuni di voi mi hanno suggerito che uno di questi potrebbe farci intuire chi morirà nella quarta parte. Vi ricordo di lasciare un bel like se volete vedere altri video come questo e ora non mi resta che mostrarvi tutto e poi dirvi la mia. Per primo vi faccio vedere il video postato da Arturito. Quindi, come abbiamo appena visto, una incredibile sparatoria all'interno della banca. Si riesce a capire chi siano i membri della banda coinvolti e sono Palermo, Stoccolma, Bogotà ed Helsinki, mentre l'uomo vestito di nero è chiaramente Gandia. È quindi confermata l'ipotesi su Stoccolma, siamo ormai certi che entrerà in azione durante la quarta parte. E non sarà affatto semplice per lei, perché a differenza degli altri non è abituata a queste situazioni, infatti non è mai stata una criminale. E guardando questo video mi sono anche domandato, e se Stoccolma fosse così partecipe in queste scene, perché è successo qualcosa a Denver? Voglio dire, non mi stupisco di lei, perché sappiamo che voleva essere un membro a tutti gli effetti. Ma vi ricordate quanto Denver fosse contrario a farle rischiare la vita? E vedendo che in questo video partecipa alla sparatoria contro Gandia, mentre nel trailer stava sparando sul tetto, mi sono chiesto dove fosse Denver. Mi sembra infatti strano pensare che le permetta di rischiare fino a quel punto, soprattutto perché è incinta. Sicuramente è strano che non sia vicino a Monica. Ma questo è solamente un breve video, quindi magari questa cosa che vi ho detto non ha senso, però è stato un mio pensiero e l'ho voluto condividere con voi. Un'altra cosa che possiamo notare è anche la presenza di Bogotà, che partecipa alla sparatoria. E ormai abbiamo anche la conferma che al matrimonio di Berlino e Tatiana fosse anche presente Bogotà con Marsiglia. E vedendolo così in azione all'interno della banca, a quanto pare non era solamente il miglior saldatore del mondo, ma era un vero e proprio criminale. E credo a questo punto che sia davvero possibile che lui, Berlino e Tatiana abbiano fatto qualche rapina in passato insieme. Per il resto del video possiamo vedere solo molto caos e una pioggia di proiettili su Gandia e neanche uno che lo prenda. Ecco, qui voglio dire una cosa, spero di non vedere troppe scene assurde con Gandia contro tutti che ne esce senza un graffio. Io sono un amante delle scene d'azione, ma per quanto possibile realistiche. E per quello che abbiamo visto in questo breve video, Gandia sembra un ninja, schiva i proiettili e spara praticamente contemporaneamente a quattro persone. Ma capisco che questa clip faccia parte della campagna pubblicitaria per creare più hype possibile, quindi sono fiducioso e spero che non ci siano troppe esagerazioni. E a proposito di questo mio parere personale, fatemi sapere se siete d'accordo con me qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda invece i nuovi post pubblicati dal profilo ufficiale della Casa de Papel, nel primo ci sono quattro foto che rappresentano Tokyo, Denver, Stoccolma e Rio. E non so se sia una coincidenza, ma sono le due copie della banda. Anche se Rio ha lasciato Tokyo durante la terza stagione, possiamo comunque considerarli una coppia della serie, vista la grande storia d'amore che hanno avuto. E che non sia un indizio per farci capire che nella quarta stagione torneranno insieme. Ma a proposito di questo, ho anche già realizzato un video che probabilmente vi farò vedere nei prossimi giorni. Nel secondo post troviamo il professore, Palermo, Lisbona e Marsiglia. E in questo caso non ho notato nulla di strano. Ma veniamo al post che ha creato più curiosità e interesse. Infatti l'ultimo pubblicato raffigura Nairobi, Helsinki, Bogotà e Berlino. Ma la cosa più strana è che Nairobi tiene la mano nel punto in cui è stata colpita dal proiettile, che scopriremo se la ucciderà oppure no. E subito dopo si vede Helsinki con le mani intorno al collo. E ci ricordiamo che nel trailer veniva sollevato proprio con un cappio al collo. E subito dopo vediamo Bogotà. E su questa foto non noto nulla di strano. Ma una cosa curiosa è che Berlino sia proprio l'ultimo a comparire in questo post. E proprio per questo alcuni di voi hanno pensato che sia il poster raffigurante i personaggi che moriranno durante la quarta stagione. Sicuramente l'accostamento a Berlino, che sappiamo
sappiamo essere morto, e le posizioni delle mani di Nairobi ed Helsinki fanno venire qualche dubbio. Però quello che credo io è che ci stiano davvero facendo impazzire. Alcuni pensano che stiano spoilerando troppo. Io credo invece che non ci stiano facendo capire nulla. Infatti, se avevo delle idee abbastanza chiare di come potesse andare a finire la storia, mi stanno venendo sempre più dubbi. E vedrete che ci saranno parecchi colpi di scena e probabilmente molte cose non ce le saremmo minimamente aspettate. Un'altra domanda che vi siete fatti è perché le copertine rappresentino Nairobi, il professore e Tokyo. Ma secondo me non ci sono motivi strani, ma semplicemente sono quelli al momento più importanti. Infatti ora tutti vogliono sapere cosa succederà a Nairobi. Tokyo è la protagonista e voce narrante, e il professore è uno dei personaggi più amati in assoluto. Quindi credo sia semplicemente una scelta di questo tipo. E l'ultima cosa che voglio farvi notare è che anche in questo caso tutti i protagonisti sono circondati da persone con le maschere. E ormai tutto sembra un chiaro indizio su come faranno a fuggire, e quindi nel caos più totale e nel bel mezzo di una manifestazione. Ma staremo a vedere. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Vi ricordo di lasciare un like per supportare il mio canale, iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto, attivate anche la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che caricherò un nuovo contenuto. Io vi ringrazio per la visione, bye guys, al prossimo video.